Ci sono modi diversi di raccontare la storia, di metterla in scena, di rappresentarla, partendo dalla considerazione che si tratta comunque sempre appunto di una trasformazione dei fatti, degli eventi e anche delle esperienze delle persone che rappresentano appunto il cosiddetto mondo primario in un mondo secondario che è quello appunto della messa in scena. E questo percorso che vi proponiamo sulla rappresentazione della Shoah, sui temi della memoria, è un incontro che intende appunto non tanto concentrarsi sui fatti o sui protagonisti reali delle esperienze di questi grandi temi, ma quanto appunto sulla trasformazione di questi eventi e di questi vissuti in una grande narrazione. Pertanto proveremo appunto a individuare da una parte alcune tendenze narrative, provando anche proprio un po' a catalogarle, ad indicare almeno appunto quelle principali, le principali modalità di rappresentazione cinematografica dei temi della Shoah, considerando però insieme anche appunto il fatto che quando si scatena, si elabora un processo narrativo, vengono comunque chiamati in causa degli aspetti estetici, che sono aspetti visivi, sono aspetti sonori, nel senso che appunto il cinema racconta attraverso le audiovisioni. E poi c'è un terzo punto su cui proveremo a soffermarci, che è la cosiddetta etica dello sguardo, cioè il fatto che una rappresentazione attraverso le immagini è sempre il prodotto di una scelta. E questa scelta viene fatta selezionando appunto degli elementi visuali e insieme anche degli elementi sonori. E quello che ci piacerebbe appunto proprio un po' porre così all'attenzione di questo nostro pubblico è, come dire, sono le fasi diverse, le tre fasi che noi possiamo avere di approccio attraverso le immagini proprio ai grandi temi della memoria. Ecco, proprio appunto in una prospettiva che da una parte può essere didattica, può essere formativa, legata ovviamente ad un pubblico di studenti o di giovani, ma può essere anche proprio più ampiamente così divulgativa nei confronti di tutti i pubblici, insomma, della cittadinanza nella sua complessità. Ecco, quindi sicuramente prima di tutto andare a individuare degli approcci corretti che in qualche maniera e anche delle metodologie didattiche che possano essere appunto relative al rapporto tra cinema e storia. Quindi ponendoci intanto prima di tutto la domanda come si può articolare un'educazione alla memoria e pensando proprio alle rappresentazioni come appunto attestazioni di un'esperienza vissuta, di fatti reali. E quindi educazione alla memoria, educando gli spettatori a ritornare su quei fatti, su quegli eventi, su quei protagonisti, sebbene, come dicevamo prima, attraverso una rappresentazione. Il secondo punto, dopo questo legato all'educazione alla memoria, è appunto anche un po' acquisire strumenti per leggere la memoria, per analizzare queste rappresentazioni e queste narrazioni legate appunto ai fatti, agli eventi e ai protagonisti da ricordare. E poi c'è una terza fase che a noi interessa sempre molto così suggerire, che è quella appunto cosiddetta della costruzione, della produzione della memoria, cioè la possibilità che i cittadini di oggi, attraverso l'accessibilità a determinati strumenti tecnologici, appunto, mobili, portabili, facilmente accessibili, possano a loro volta diventare produttori di narrazioni che
che hanno come obiettivo proprio quello di tenere viva la memoria, di rinnovarla, di trasmetterla costantemente. Ecco, noi crediamo che un punto di partenza assolutamente utile e strategico in questo senso, proprio rispetto all'educazione alla memoria, sia proprio un lavoro di educazione all'immagine, quindi proporre appunto al nostro pubblico, almeno inizialmente, alcune visioni, quindi alcuni estratti che sono appunto stati individuati e che poi vedrete proposti, insomma, nel proseguo di questo video, che rappresentano alcuni momenti assolutamente importanti nella storia di queste rappresentazioni. E a ciascuno di questi momenti che andremo a analizzare insieme corrisponderà anche la possibilità di cogliere meglio quelle che sono le caratteristiche di questi contenuti, che sono ovviamente simili per tema, ma hanno approcci narrativi e di rappresentazione molto diversi tra loro. E il primo esempio da cui vorremmo partire, anche perché rappresenta forse un po' nel grande immaginario collettivo, anche trasversalmente, attraverso il tempo, attraverso i decenni, insomma, una pagina indelebile e poi se l'abbiamo vista anche indimenticabile proprio, no? Della rappresentazione di un certo approccio, di un certo stile e anche proprio appunto la trasformazione in immagini in movimento di una pagina assolutamente appunto nera della storia contemporanea. Mit Hülsenfett, der Wiener Schnitzel mit der Lagerbierten und der Schaukraut. Ey, der Filuten sagt der Filerten, ein Tomelier wie sein Strapp, ein der Blitzen sagt der Knütz. Ey, ich blei noch Strapp mit der Ach. Ballone. Ballone war sein Stritz mit seinen Elten, sagt der Hüden, ein der Strapp. Mit seiner Klatsch, ey, der Stratz mit Sekretenten da, mit seiner Tratsch mit Sekretenten, mein einer Täter, wieder straffen, die straffen, sie straffen! Adenoid Inkel ha detto, ieri la Tomania era a terra, oggi è risorta. La democrazia fa schifo. Liberty stunk. La libertà fa schifo. Free sprechen stunk. La libertà di parola fa schifo. Tomania, mit der große Armee der Welt. La Tomania è il più grande esercito del mondo. Der große Navy der Welt. La più grande marina del mondo. Du sei eine erste große, alles und einer du sacrifice. Ma per restare grandi dobbiamo sacrificarci. Ah, alles. Nein, Strotten, Teiten der Welten. Dobbiamo stringerci la cinta. Il Hinkel, ich bin der Fürsten. Ah, Hering, Puppchen Hering, Bismarck Hering. Il Fui parla ora al maresciallo Hering, ministro della guerra. Mi sei ulten, sagt der Pilliarten. Ah, runter harten, sieht der Kellner Hüt. Ein Hering. Ein Gabitsch. Che garbage, Vincent! Ora si rivolge al ministro dell'interno, Garbage. Hering, Herr Garbage. Ah, Hering shouldn't smelten fine from garbage, and garbage shouldn't smelten fine from Hering. Hering and garbage. Sua eccellenza ricorda le prime lotte sostenute insieme ai suoi fedeli camerati. La Sylt, und der Spritz. E die Flüten, sagt der Kühlten, sind der Weiner Witten. Ein der Spritz mit seiner Kulten, sagt der Flirten. Einzig Strittensekt, einzig Strittensekt, einzig Strittensekt, und der Alte... Genau, sie werden stolz mit der Tettensekt. Ah, und die Herrenmäden, ah, die Herrenmäden, die Delikatessen mit der Schön,
and the flaxen with the stresses. Ah, and the Holstein with the moss. The moss for the kinder Katzenjammer. The Katzenjammer with the Utensekt, the Hicken, Feiten, Hutten, Feiten, Dotten, Utensekt. Hey, soldiers for Hinkle! Sua Eccellenza ha vantato le doti della razza ariana. Ecco, il discorso di Adenoid Hinkel, che rappresenta, insomma, insieme al discorso finale contenuto nel film di Chaplin del 1940, uscito nel 1940, i due dialoghi insieme rappresentano alcuni momenti altissimi, insomma, della storia del cinema classico americano, ma anche di quel lavoro così di divertita e divertente denuncia di certi meccanismi un po' troppo oggettivi, un po' troppo distaccati del cinema classico hollywoodiano da parte di Chaplin, ma per diverse ragioni. Tanto perché sappiamo quanto questo film costosissimo, produzione veramente complessa e anche appunto onerosa dal punto di vista delle risorse finanziarie, costituisse nelle intenzioni di Chaplin in maniera abbastanza esplicita una opportunità per non solo per raccontare, ma anche proprio per mettere in guardia, insomma, l'opinione pubblica mondiale rispetto ai pericoli. Ma anche poi agli effetti, magari appunto fino a quel momento non immaginabili, della politica nazista. Un attacco, diciamo, a certe logiche, a certe consuetudini nella storia del cinema, che passava, per quanto riguarda appunto lo stile di Chaplin, in questo suo lavoro atipico sul sonoro. Sappiamo che Chaplin fu forse il più irriducibile, diciamo, oppositore del passaggio dal cinema muto al cinema sonoro. Chaplin pensava che il cinema muto avesse raggiunto una sua completezza artistica, che non avesse bisogno del sonoro, ma che soprattutto non avesse bisogno della parola, del parlato. Ed è prova appunto il fatto che a metà degli anni 30, quando era appunto era già avvenuta, insomma, da tempo si era consolidata la conversione anche proprio dei sistemi produttivi al sonoro, Chaplin continuasse appunto a costruire film dove non c'era il parlato, oppure se c'era il parlato c'era proprio per andare a rappresentare aspetti poco gradevoli della società, almeno dal suo punto di vista. Ed è per esempio la prova del fatto che in un capolavoro come Tempi moderni l'unico a parlare, nel senso che utilizza proprio un parlato, diciamo così, consueto, normale, è proprio il proprietario della fabbrica, che appare in maniera, come dire, davvero invasiva e antipatica, insomma, nel bagno dove il nostro operaio Charlot, insomma, si sta godendo quel poco ma meritatissimo riposo. Ecco, decisamente più antipatica è invece la voce di Adenoid Hinkel in questa rappresentazione, ovviamente parodistica, che Chaplin ne fece in un film che, ricordiamo, era stato scritto proprio in quei momenti, in quei mesi del 39, in cui
la Germania era scesa in guerra. E sappiamo come appunto in qualche modo il film di Chaplin avesse anche un obiettivo al di là di questo lavoro di denuncia che viene realizzato attraverso vertici estetici altissimi, l'obiettivo era quello anche proprio di smuovere e quindi di sensibilizzare in maniera poi attiva, propositiva, il governo americano a un intervento diretto nei confronti della Germania di Hitler. Cosa che poi ovviamente si realizzò poi per ragioni storiche, diverse, complesse, insomma, Pearl Harbor e tutto ciò che sta eventualmente intorno a quell'evento storico. Ma torniamo al cinema di Chaplin e alle sue specificità estetiche. Beh, il discorso di Hinkel è prima di tutto una espressione, un manifesto in qualche maniera ancora oggi impareggiabile della violenza e dell'aggressività del linguaggio nazista. Adenoid, a partire dal suo nome di battesimo, quindi non Adolf ma Adenoid, fa ovviamente, non può che fare riferimento a un particolare appunto legato al modo di pronunciare le parole, insomma, a questa voce piuttosto sgradevole, nasale appunto, deformata, che voleva essere nell'intento di Chaplin ovviamente una metafora della deformazione anche legata proprio ai contenuti o comunque alla logica di quel linguaggio, che è un linguaggio, ricordiamocelo, fa vedere ottimamente in queste sue inquadrature sempre molto equilibrate, in questo senso molto classiche. Chaplin, gli oggetti che si piegano, il microfono che è come se fosse un fiore che si volge da una parte o dall'altra a seconda appunto della luce o del vento, in questo caso che lo sferza. Ecco, gli oggetti che si piegano sono sicuramente attraverso questa grande passione e anche questa grande critica che disumanizzante che appunto Chaplin faceva accusando la tecnologia di essere tale. Ecco, questa immagine degli oggetti che si piegano non è altro che una ulteriore rivisitazione, diciamo, di questo grande tema della tecnologia che disumanizza, che aliena l'individuo. Questo è ovviamente un grande tema, soprattutto novecentesco, di cui possiamo recuperare ovviamente anche spunti oggi. Ecco, ma quello che sicuramente colpisce è proprio questa, diciamo, questi due livelli sonori: da una parte la voce violenta, aggressiva, sgradevole, nasale appunto, ma quasi come se fosse lo snort, insomma, e quindi o il grunf, insomma, il suono, poi per noi forse più fumettistico, ma anche proprio trasformabile appunto in qualcosa di verbale, di onomatopeico, appunto, il suono prodotto da una belva, il suono prodotto da una creatura mostruosa. E questo suono in realtà fa, come dire, cozza, si distingue proprio per le sue specificità, invece da questo commento decisamente più oggettivo, più distaccato dello speaker, che appunto prova a tradurre, no? Come dire, semplificando, ma meglio neutralizzando quasi, cercando di riportare una dimensione oggettiva non solo i toni, ma anche i contenuti, come dire, davvero inquietanti, davvero sorprendenti, ma anche soprattutto poco, diciamo, poco rassicuranti di questo appunto di questo monologo. Ecco, poi ovviamente si trattava anche da parte di Chaplin di fare un po' una sfida
a se stesso, portando appunto il personaggio di Charlot, prima di tutto a parlare, è la prima volta praticamente che Charlot parlava, e poi farà il discorso finale, che ovviamente poi è un discorso invece di fratellanza, che è quello che chiude il film. Ecco, tra l'altro poi questo film, che spesso e volentieri ha utilizzato proprio anche nelle scritte, questa lingua, internazionale, trasversale, globale, che era l'esperanto. Quindi il grande sogno, forse utopistico, di dare all'umanità un'unica lingua con cui tutti potessero finalmente riuscire a parlare. Ecco, non dimentichiamo appunto che questo film, con il suo lavoro sul linguaggio, è anche in senso, come si dice, metafilmico, cioè Chaplin che parla anche di sé, insomma, del suo cinema. Chaplin, che parla del suo personaggio, è il film in cui Charlot per la prima volta parla, ma nel momento in cui parla lo fa entrando prima, diciamo così, nella logica, nello stile del dittatore, che poi nelle versioni, nel titolo anche originale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventerà il grande dittatore. Il titolo aggiungerà appunto questo aggettivo, anche proprio per voler distinguere, no, questo modello hitleriano, seppur parodizzato, insomma, come modello, insomma, dei grandi totalitarismi del Novecento. Ecco, dicevamo che in realtà, facendo parlare Charlot, Hitler fa, scusate, Chaplin fa questo doppio lavoro, cioè Hitler prima attraverso Hinkel, e poi il barbiere ebreo, che come sappiamo è il suo alter ego, e anche un po', diciamo, il personaggio che esce dalla Prima Guerra Mondiale. Non dimentichiamo che Il Grande Dittatore è anche un film che ci racconta, prima di mettere in scena direttamente il nazismo, anche quella che è sostanzialmente la sua origine storica, e quindi il giovane ebreo che combatte dalla parte della Germania durante la Prima Guerra Mondiale. E sarà proprio dando, diciamo così, queste due forme, queste due figure, questi due volti, che poi in realtà è lo stesso volto e lo stesso viso, alla figura di Hitler da una parte, e del barbiere ebreo dall'altra, che Chaplin esprimeva anche due modi completamente diversi di gestire, di interpretare le relazioni tra gli esseri umani. Ecco, se Chaplin era stato il cineasta che per primo aveva provato a rappresentare il nazismo, dandogli e attribuendogli un volto che in qualche maniera contrastava anche in maniera molto netta con quelle esaltazioni che proprio attraverso il cinema del nazismo e il nazismo stesso aveva fatto di sé. Pensate appunto al grande cinema di propaganda degli anni 30, quello dei film di Leni Riefenstahl, insomma, tanto per intenderci. Dico grande perché dal punto di vista estetico si trattava ovviamente di un cinema che aveva una consapevolezza di linguaggio, ma anche una straordinaria capacità creativa di ricerca. Basti pensare che appunto film come Il trionfo della volontà sul grande congresso nazionalsocialista di Norimberga, oppure Olimpia, firmati da Leni Riefenstahl, e opere di assoluto intento propagandistico, sono film che però hanno messo a punto delle tecniche, delle strategie, sia di ripresa, mi riferisco appunto in particolare a Olimpia, con tutte quelle immagini delle imprese sportive, delle azioni sportive, ma anche dal punto di vista del montaggio simbolico, del montaggio ideologico, eccetera. Insomma, quei film della Riefenstahl, che fu una formidabile costruttrice di immagini, ebbero però proprio attraverso questo loro, come dire, costante obiettivo estetico, realizzato un'esaltazione audiovisiva del nazismo, dei suoi valori,
delle sue imprese. Ecco, e Chaplin fu colui che, diciamo così, in maniera più diretta, più decisa, provò a costruire una, come dire, una visione, ma anche proprio un'esperienza audiovisiva diversa del nazismo con le scelte che abbiamo descritto poco fa. Ecco, tuttavia, finita la Seconda Guerra Mondiale, e quindi negli anni del dopoguerra, si aprì in qualche maniera una nuova querelle per quanto riguarda il cinema, per quanto riguarda i cineasti, per quanto riguarda appunto la rappresentazione del nazismo, e in particolare rispetto alla rappresentazione degli effetti del nazismo. Allora, in questo senso, noi dobbiamo, in questa piccola storia, diciamo, del cinema che racconta il nazismo e che propone appunto nelle sue varie sfaccettature cinematografiche il tema della memoria, non possiamo, indicando alcune milestone di questo percorso, non ricordare il film di Alain René, uscito nel 1955, Nuit et brouillard, intitolato appunto Notte e nebbia, che è un documentario cinematografico che René, che poi sarebbe diventato appunto una delle figure anche di punta, insomma, della cosiddetta Nouvelle Vague cinematografica francese, anche quello che più degli altri lavorò proprio sul tema del tempo, della percezione anche del tempo, per esempio in un'opera così indimenticabile come l'anno scorso a Marienbad, per esempio. Ecco, René fu poi a metà tra Notte e Nebbia e quel film citato, per esempio, in un'opera come Hiroshima Mon Amour, che è un'opera, tra l'altro, che si interroga anche proprio sulla catastrofe nucleare di Hiroshima. Ecco, René fu il primo, a metà degli anni 50, a rompere in qualche maniera quella cortina di silenzio audiovisivo che per tante ragioni diverse si era creata intorno ai fatti e agli eventi della Seconda Guerra Mondiale, ma in particolare proprio intorno agli eventi della Shoah, agli eventi legati all'Olocausto e ai campi di sterminio. Il film, che era stato patrocinato dal Comitato Storico della Seconda Guerra Mondiale francese, uscì proprio in occasione del decimo anniversario della Shoah e del genocidio del popolo ebraico. Ed è un film che alla sua uscita in realtà venne anche parzialmente oscurato, nel senso che alcune parti di quel film non vennero inserite nel montaggio appunto finale per la distribuzione del film. E questo per una ragione in realtà molto molto precisa, che era quella legata al fatto che all'interno del film ci fossero alcune scene, soprattutto nell'ultima parte, in cui venivano mostrati dei cadaveri, che alcuni tra l'altro poi proprio trascinati e spostati dai bulldozer e buttati all'interno delle fosse comuni, dove appunto venivano ammassati. Ecco, io ho inserito in questo montaggio, potrete vedere, alcune immagini del film di René. Ovviamente non abbiamo scelto di non inserire le immagini che direttamente ci mostrano i cadaveri, anche se va detto che le immagini che abbiamo scelto, non solo di questo film, ma anche poi quelle successive, in particolare dal film La memoria dei campi, diretto
Da Alfred Hitchcock ci sono delle immagini che sono di per sé già decisamente sconvolgenti, legate proprio anche soprattutto alle caratteristiche fisiche dei sopravvissuti dei campi. Ma dal punto di vista squisitamente cinematografico, il punto è proprio legato all'immagine della morte, cioè alla rappresentazione della morte, che in questo caso, tra l'altro, farebbe riferimento appunto non a una dimensione di ricostruzione e di rievocazione appunto della storia, ma si tratterebbe di immagini che appartengono a quella tipologia di contenuti che noi definiamo appunto le memorie filmiche, cioè sono riprese fatte in contesti autentici con persone autentiche nel momento stesso in cui appunto quei fatti e quelle persone stavano vivendo o erano appunto dislocate in quei luoghi. Ecco, il grande tema è appunto il tema del grande rimosso nella rappresentazione cinematografica. Ancora oggi, spesso e volentieri ci si pone, giustamente, ci si pongono delle domande decisive rispetto alla rappresentazione della morte. Il cinema classico hollywoodiano, per esempio, sceglieva di norma, c'erano anche delle regole, c'era un codice in questo senso di rimuovere, di sottrarre allo sguardo la morte, con una, diciamo, una prospettiva, un atteggiamento che spesso appunto era costruita all'insegno della pietas, cioè comunque di un approccio così discreto, ma soprattutto estremamente rispettoso del dolore, della sofferenza umana e quindi anche proprio, come dire, con l'intenzione anche di affermare la sacralità della vita umana, quasi come se il fatto di esporre il corpo senza vita agli occhi dello spettatore automaticamente scatenasse, come dire, una sorta di violazione, no? E quindi come tale non sostenibile, come tale esecrabile e quindi anche assolutamente non lecita. Ecco, guardiamo insieme queste immagini appunto tratte da Notte e Nebbia di René. Déportés de Lodz, de Prague, de Bruxelles, d'Athènes, de Zagreb, d'Odessa ou de Rome. Internés de Pithiviers, raflés du Veldiv, résistants partis à Compiègne, la foule dépris sur le fait, dépris par erreur, dépris au hasard, se met en marche vers les camps. Thank you.
Verrouillé. Entassement des déportés à 100 par wagon. Ni jour ni nuit, la faim, la soif, l'asphyxie, la folie. Un message tombe, quelquefois ramassé. La mort fait son premier choix. Un second est fait à l'arrivée dans la nuit et le brouillard. Dunque, è evidente, guardando anche se soltanto alcuni frammenti del film di Alain René, che il grande problema rispetto a tutto ciò che entrò a far parte dell'immaginario collettivo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi era il problema appunto dell'immagine, era la questione della prova, delle prove, legate anche, sappiamo, collegate soprattutto ad un processo di sottrazione, se non addirittura di negazione, no? A cui appunto che interessò parti della popolazione europea. E che poi spesso anche alcuni film, anche importanti, hanno sicuramente messo in evidenza. Non so, mi viene in mente per esempio quella scena potentissima del film La Tregua di Francesco Rosi, in cui appunto il personaggio di Primo, interpretato da John Turturro, si trova pochi giorni dopo l'uscita da sopravvissuto la fuoriuscita da sopravvissuto dal campo, si trova a dover fare i conti, doversi misurare in una condizione umiliante in un mercato appunto della Polonia di quel tempo con lo sguardo non facilmente decifrabile, anche abbastanza controverso, insomma, degli abitanti di quella cittadina, che lo guardano, ma non è così chiaro se lo riconoscano, se lo capiscano, se lo disprezzino. E lì è anche la forza proprio del cinema, che mette in scena la complessità di uno sguardo, di più sguardi che si intrecciano. E quindi a questo punto è evidente che il film di René, nella metà degli anni 50, esattamente 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è il film che comincia a portare all'attenzione del grande pubblico, di un pubblico che ovviamente, parliamo di un'epoca in cui le immagini in movimento si possono vedere soltanto al cinema, quindi in contesti legati alla proiezione su un grande schermo all'interno di una sala, e quindi in un'epoca in cui, sì, in Europa è già arrivata la TV, ma insomma le trasmissioni televisive è impensabile che possano distribuire o proiettare immagini come queste. Ecco, sulla scorta del film di René, va a definirsi poi tutta un'attività produttiva legata da una parte alla ricerca storica, ma dall'altra anche alle grandi questioni legate alla rappresentazione della Shoah, che ovviamente arriva fino ad oggi. Noi abbiamo voluto però individuare proprio anche in virtù di una data comune. Quindi 1945 i fatti, 1955 la rappresentazione di René, e da lì in poi la storia del cinema attraversa con film
di narrazione, molto diversi tra loro. Ci piacerebbe poi anche provare a fare, ovviamente, in futuro degli approfondimenti, almeno sui film classici, in questo senso, ma dall'altra si arriva appunto al 1985, che è l'anno in cui vengono presentati con modalità diverse due titoli che a tutti gli effetti rappresentano due pietre miliari nella riflessione, ma anche proprio nella documentazione della Shoah. Il primo titolo, e sono anche ovviamente le visioni che state per fare, il primo titolo, Memory of the Camp, la memoria dei campi, firmato da Alfred Hitchcock, che è un film che venne presentato proprio nel 1985 al Festival di Berlino, e che poi venne pubblicato definitivamente nel 2014 con il titolo appunto Night Will Fall, cioè appunto questa, come dire, il momento in cui cade la notte, cala il buio, potremmo dire anche non si accende la luce dei proiettori, perché questo è proprio ciò che scelse di fare appunto nel 1945 Hitchcock, che insieme alle truppe alleate è affiancato da una troupe di cineoperatori americani, entrando appunto nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, realizza tutta una serie di riprese, alcune delle quali tra l'altro rese ancora più spettacolari e quindi descrittive, ricche di informazioni, proprio perché in quelle riprese dei militari inglesi, della truppa americana, c'erano anche diversi gruppi dell'Armata Rossa, si sperimentò proprio e si utilizzarono proprio dei rulli di pellicola a colori. Ecco, Hitchcock, lo sappiamo bene, decise di non, dopo averle stampate, di non pubblicare mai quelle immagini. È rimasta, io credo così, nella memoria dei critici cinematografici, degli appassionati, ma in realtà ci piace anche proprio pensare che entri un po' nella memoria collettiva, questa frase che Hitchcock pronunciò a seguito di quella sua esperienza, parlando con Henri Langlois, grande teorico, storico, critico francese, anche che, come sappiamo, insomma, fu anche il fondatore della Cinémathèque française, e che tanto lavorò proprio nell'ottica appunto di una progressiva apertura appunto del cinema a mostrare e a rappresentare aspetti così magari più controversi della realtà stessa. Beh, Hitchcock disse a Langlois: "Non credo che molta gente sia disposta ad accettare la realtà, a teatro come al cinema. Le cose devono solamente sembrare vere, nessuno è disposto ad affrontare la realtà troppo a lungo." E questo, se ci pensate, è anche proprio, diciamo così, il motto del suo cinema, no? Che poi la critica, appunto, sempre sulla scorta delle sue parole, insomma, poi definito appunto un cinema che più che appunto delle tranches de vie, cioè dei pezzi di vita, in realtà esprime, no? Produce appunto delle tranches de gâteau, cioè dei pezzi di torta. Quindi rimandando in qualche maniera a questa sorta di edulcorazione della realtà, che il cinema, pur raccontando poi nei film di Hitchcock anche situazioni inquietanti, eccetera, però sempre traveste, no? Attraverso uno stile particolare che può essere appunto legato al montaggio, e proprio chiaramente in funzione di una totale
sofisticazione, no? Il cinema, in quanto messa in scena, in quanto rappresentazione, è sempre una sofisticazione. Bene, in questo senso va ricordato come il film, queste riprese fatte da Hitchcock e da alcuni collaboratori entrando a Bergen-Belsen, insomma, restò abbandonato davvero per molti anni all'interno dell'archivio del War Museum di Londra, fino a quando appunto nel 1984 non si decise, dopo averlo ritrovato, appunto di pubblicarlo. Ecco, chiaramente lasciamo poi allo spettatore il compito di individuare meglio questi aspetti anche etici che abbiamo cercato di far affiorare in questa nostra presentazione. Ecco, ma abbiamo anche pensato appunto di affiancare le immagini di Memory of the Camp con le immagini di un altro film uscito nel 1985, per questo poi tra l'altro rimasto anche forse ancora più profondamente nell'immaginario collettivo. Stiamo parlando del film Shoah di Claude Lanzmann, che lavorò a questo film a partire dall'inizio degli anni 70, quindi per almeno 10 anni, e che quando lo pubblicò è un film della durata di oltre 600 minuti, e quindi fate il calcolo, sono quasi 10, sarebbero quasi più oltre 10 ore di film, in cui quello che ci colpisce sia a livello di documentazione storica, di ricerca, ma anche a livello proprio di rappresentazione, è il fatto che il film, girato in Polonia nei luoghi del genocidio nazista, comprenda appunto nelle interviste ai sopravvissuti, quindi non solo alle vittime, anche ai propri cittadini polacchi dell'epoca, ma anche proprio le interviste realizzate anche in maniera appunto clandestina, come avrete modo di vedere nella parte che ho deciso di inserire. Il film è integralmente visibile con i sottotitoli italiani su YouTube. Lanzmann ebbe anche appunto la possibilità, e questo poi forse è l'elemento che fa davvero la differenza rispetto al visibile su questi temi, l'intervista ad alcuni rappresentanti delle SS o appunto dei Sonderkommando. Ecco, da qui nasce, dal film di Lanzmann, nasce poi anche, diciamo così, un altro ulteriore approccio decisamente utile sul piano del dibattito, sul piano della diversificazione anche delle prospettive, dei punti di vista su queste tematiche, che è quello di raccontare il nazismo e la Shoah dal punto di vista dei carnefici, che per esempio è una cosa, è un'operazione che viene realizzata in un film che noi riteniamo comunque preziosissimo in questo, diciamo, percorso di co-rappresentazione di queste tematiche legate alla memoria storica, che è il film The Reader a voce alta di Stephen Daldry, che è un film che racconta appunto la storia, come dire, è un racconto di formazione, ma è anche uno potentissimo racconto di alfabetizzazione alla coscienza, alla consapevolezza, osservato appunto nella prospettiva di un carnefice. Nella primavera del 1945, gli alleati, avanzando nel cuore della Germania, arrivarono a Bergen-Belsen. I soldati britannici rimasero ammirati di fronte alla bellezza di quei luoghi, meravigliati dalla cura dei frutteti, dalla ricchezza delle fattorie, almeno finché non cominciarono a sentire un odore nauseante. Proveniva
dai campi di concentramento. Una zona desolata, circondata dal filo spinato e controllata dalle torrette di guardia. All'inizio, nonostante quell'orribile fetore, la situazione non sembrò così drammatica. I bambini sorridevano da dietro il filo spinato. Alcune donne ridevano e salutavano con la mano. Ma il campo di Belsen era immenso e all'interno la situazione era molto diversa. La gente non mangiava da 6 giorni. Venne richiesto ai soldati di cedere la propria razione di cibo. Anche l'acqua era stata tagliata e così l'arrivo dell'autocisterna si rivelò provvidenziale. La maggior parte di quelle persone aveva l'aria assente, tipica di chi ha perso la speranza e la voglia di vivere. Era stata la fame a ridurli in quello stato. Ci rendemmo conto che in mezzo a quel fetore di carne malata e putrefatta si annidava qualcosa di più terribile della fame. Quelle persone che vagavano su gambe malferme e scheletriche erano troppo stremate per mangiare. Furono infinitamente grati per ogni parola o gesto gentile. Conducevano una vita terrificante, in mezzo a una sporcizia inimmaginabile, senza nemmeno la forza di togliersi di dosso i pidocchi che li infestavano. Sie sind fertig? Sie sind bereit? Ja. Wir können beginnen. Wir können beginnen. Wie ist Ihr Herz? Alles ist in Ordnung? Na, mein Herz, zurzeit habe ich keine Schmerzen. Wenn ich Schmerzen habe, dann werde ich es Ihnen sagen. Dann müssen wir unterbrechen. Ja, natürlich. Aber Ihre Gesundheit im Ganzen, das ist... Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, ja. Weil schönes Wetter ist, ja, ja. Hochdruckwetter, ja, ja. Das ist gut. Ja. Sie sehen ganz gut aus. Ja, wir werden mit Treblinka anfangen. Ja, bitteschön. Ja, ich glaube, das ist das Beste. Und wenn Sie könnten eine Beschreibung von Treblinka. Wie war Treblinka, wann Sie sind dort angekommen? Mhm. Ich glaube, Sie sind in Treblinka angekommen im August. 20 August oder 24? 18. August. 18. Ich weiß es nicht mehr genau. Um den 20. August herum, ja, bin ich angekommen. Mit, ja, noch 7 anderen. Aus Berlin. Aus Berlin. Aus Lublin. Von Berlin nach Warschau, von Warschau nach Lublin, von Lublin zurück nach Warschau und von Warschau nach Treblinka. Ja. Und wie war Treblinka in dieser Zeit? Ja, Treblinka war damals im Hochbetrieb. 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 Es sind angekommen. Man hat damals das Warschauer Ghetto geleert. Ja. Es sind angekommen in 2 Tagen ungefähr 3 Züge. Ja. Und immer mit 3, 4 bis 5.000 Menschen. Alle aus Warschau. Dazwischen sind aber auch noch Züge gekommen aus Kielce und von anderen Orten. Und da kamen 3 Züge
die hat man, weil die Stalingrad-Offensive im Gange war, hat man die Judentransporte an einen Bahnhof stehen lassen. Und noch dazu vielfach in französischen Wagen. Ja. Die waren aus Blech. Es ist so, dass es war, dass in Treblinka angekommen sind 5000 Juden und davon waren 3000 tot. In dem Waggon, die haben sich die Adern geöffnet oder sind so gestorben. Ausgeladen hat man Halbtote und Halbwahnsinnige. In den anderen Zügen aus Kielce und von anderen Orten waren mindestens die Hälfte tot. Die hat man aufgeschichtet hier und hier. Das waren Tausende von Menschen aufeinander geschichtet. So. Ja, an die Rampe. An der Rampe. Die waren aufgeschlichtet wie Holz. Weiter. Da haben schon Leute, Juden gewartet, im Auflager zwei Tage, weil die kleinen Gaskammern das nicht mehr verarbeitet haben. Die waren Tag und Nacht in Betrieb. Damals. Ja, aber können Sie bitte, können Sie ganz genau schildern Ihre ersten Eindruck aus Treblinka? Ganz genau mit. Das ist sehr wichtig. Der erste Eindruck in Treblinka für mich und für einen Teil meiner Kameraden war katastrophal, weil man uns nicht gesagt hat, wie und was. Dass dort Menschen getötet werden. Das hat man uns nicht gesagt. Sie wussten gar nicht? Nein. Das ist unglaublich. Ja, aber es ist so. Ich wollte ja nicht gehen. Ja. Und mir, das ist gerichtlich bewiesen. Ja. Und mir hat man gesagt, Herr Suchermüll, dort sind große Werkstätten für Schneider und Schuster, die werden Sie überwachen. Ja. Nicht wahr? Aber Sie wussten, dass es ein Lager war? Ja, man hat gesagt, der Führer hat Umsiedlungsaktionen angeordnet. Ah, ja. Das ist ein Führerbefehl. Ja, ja. Verstehen Sie? Umsiedlungsaktion. Umsiedlungsaktion. Ja. Man hat nie gesagt, töten. Ja. Ecco, abbiamo più volte sottolineato come nel momento in cui il cinema si rivolge al passato, si rivolge alla storia, si tratta di fare una scelta se appunto utilizzare delle memorie filmiche laddove ci sono, laddove sono reperibili, e intendendo con memorie filmiche appunto quelle immagini che sono state scattate, sono state riprese nel tempo stesso in cui gli eventi si stavano realizzando, oppure se come spesso fa chiaramente il cinema tout court fino a oggi, la possibilità ogni volta di rievocare queste storie, possibilmente con uno sguardo nuovo, con uno stile nuovo, come avremo modo di dire ancora tra poco, insomma, in particolare con il film che concluderà un po' questo nostro viaggio, questo nostro percorso. Beh, ogni volta la domanda per un cineasta è come evocare questo passato, meglio come rievocarlo, con quali segni andare a raccontarlo, che cosa mostrare o cosa non mostrare. Ecco, il problema, utilizzando proprio una frase che è contenuta nel libro Il diario di Anna Frank, il film di George Stevens del 1959, è quello di cui stiamo per parlare, la frase dice che la verità è tanto più difficile da sentire quanto più a lungo la si è taciuta.
Bene, il diario di Anna Frank di George Stevens del 1959 è il film che nel grande immaginario collettivo, pochi anni dopo la realizzazione di quel formidabile documentario che è Notte Nebbia di Alain René, il diario di Anne Frank è il film che porta al grande pubblico trasversale, internazionale, che è il grande pubblico del cinema hollywoodiano, la potenza distributiva e comunicativa del cinema di Hollywood, la storia di Anna Frank. Ecco, ovviamente non spenderemo parole per raccontare questa storia che i più conoscono per aver letto il libro e magari per aver letto poi tante letture, tante interpretazioni anche del libro stesso. Il film, tra l'altro, che fu basato non direttamente sul libro, ma sull'adattamento teatrale del libro, e quindi in qualche maniera anche già su un processo di come dire, traduzione, no? Di adattamento orientato alla messa in scena. Ecco, ma quello che mi piaceva suggerirvi, e lo farei subito prima di lasciare la parola all'immagine, è che in questo film realizzato appunto non a ridosso degli avvenimenti, ma comunque in questa prima fase legata, diciamo così, all'abbattimento, insomma, di questa cortina, per cui finalmente la Shoah diventa raccontabile, diventa narrabile, è proprio la tecnica, sono proprio le scelte di regia e di montaggio, le tecniche narrative in senso più ampio, che il film di George Stevens propone allo spettatore. E in particolare, appunto, proprio una dietro l'altra, così capiamo anche meglio che cosa significa poi fare un'analisi del film andando a riconoscerne i segni, andando a cogliere anche questa costruzione progressiva dal punto di vista visivo o audiovisivo, che permette poi tra l'altro allo spettatore di calarsi un po' alla volta e di immergersi nella visione del film. Beh, intanto il film di Stevens inizia con uno schermo nero, sono 40 secondi di sola musica ed è in realtà la voce introduttiva a legare queste vicende alla realtà, perché in questa prima fase, la sequenza molto lunga, i titoli di testa, noi siamo appunto nell'aereo, vediamo il cielo, vediamo gli uccelli che volano. Da subito l'idea forte è quella della presenza di qualcuno che sta in cielo, di un'entità che può ovviamente caricarsi di una valenza sacra, di una valenza spirituale, anche di una valenza religiosa. Quindi la Shoah è qualcosa che ha a che fare con le anime, con la dimensione trascendente. I sopravvissuti quasi non si vedono in questo ritorno a casa del personaggio, dell'unico sopravvissuto, del capofamiglia. Sono campi lunghi furtivi, anche sui personaggi non ci sono primi piani. L'idea è comunque metaforizzata in maniera molto forte in questo esordio, che per riuscire ad avere l'immagine, ad accedere all'immagine, a quell'immagine è necessario un processo graduale. La porta viene aperta dall'interno, c'è qualcuno in quella casa, però quante soglie, quante porte lo spettatore deve attraversare? Il processo di rievocazione non può che essere estremamente lento. Un pianto nella penombra, poi improvvisamente lo squarcio di nuvole dall'abbaino, no? E l'idea di un'immagine assolutamente polisemica, cioè a cui possiamo davvero dare tante interpretazioni diverse. E poi attenzione, perché ancora una porta, una soglia, un coperchio che si leva, che si apre, l'accesso a qualcosa di appunto profondamente, intimamente nascosto. E poi finalmente il primo piano, il libro, che è il vero protagonista del film,
il libro che emana una musica. E allora, a quel punto, abbiamo consentito allo spettatore di calarsi in questa dimensione quasi religiosa, quasi sacra, di profonda e intima concentrazione, che diventa, secondo i crismi del cinema di Hollywood, in questa fase, che tra l'altro è già anche un po' la fase critica di Hollywood, che comincia a fare un po' fatica a trovare il suo pubblico, però insomma il rispetto e la restituzione di quell'intensità e appunto di quel rispetto emotivo quasi sacrale che rappresenta anche la grande lezione del cinema classico hollywoodiano e del cinema di narrazione tout court. Nel momento in cui si mettono in scena aspetti così drammatici, aspetti così profondamente segnati appunto dal dolore.
Signor Frank. Signor Frank. Kraler. Signor Kraler. Meep. Amici cari. Oh, che piacere rivederla a casa. Resterà con noi. Amsterdam è casa sua. No, qui ho troppi ricordi. Ricordi dappertutto, Meep. Dappertutto. Meep, anche vedere lei e il signor Kraler. Scusatemi, non dovrei dirvi così dopo quello che avete fatto. Lo rifaremmo. È sparito tutto il suo diario. Portarono via tutto, tranne alcune carte. Gliele abbiamo conservate tutte. Vi prego, bruciatele. Le dissi che se fossi tornato qui avrei cercato il suo diario. Il diario di Anna? E dove lo lasciò? Il 9 luglio del 1942. 1942, è possibile, mio? Solo 3 anni fa. Caro diario, dato che tu ed io diventeremo grandi amici, comincerò col raccontarti tutto di me. Mi chiamo Anna Frank, ho 13 anni. Sono nata in Germania, ma siccome la mia famiglia è ebrea, emigrammo in Olanda quando Hitler salì al potere. Tutto andò bene finché non scoppiò la guerra e ci fu l'occupazione tedesca. Allora le cose si misero molto male per noi ebrei. Non si poteva far questo, non si poteva far quello. Dovevamo portare le stelle gialle cucite sul vestito. Io dovevo girare sempre in bici e non potevo più andare alla scuola olandese. Non potevo andare al cinema o salire su un'automobile e neanche sui tram. E mille altre cose. Ma noi ragazzi, in un modo o nell'altro, riuscivamo ancora a divertirci. Stamattina papà mi ha svegliata alle 5 e mi ha detto di vestirmi alla svelta. Venivamo a nasconderci. Dovevo mettermi addosso quanta più roba potevo. Avremmo dato troppo nell'occhio se fossimo andati in giro con le valigie. Dovevamo sparire, svanire nell'aria. Sto vivendo una grande avventura. Ecco, per molti decenni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è imperversato il dibattito culturale, letterario, proprio sulla legittimità di trasformare la Shoah in un racconto. L'Olocausto si può trasformare in un racconto. Questa è sempre stata la domanda centrale. E quindi anche l'idea che questa materia, così estrema, così inedita, così delicata, potesse trasformarsi in una libera narrazione. E spesso la possibilità anche di una letteratura stessa sulla Shoah è stata condannata come una colpa morale da parte di chi la realizzava. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie, scrisse Adorno nel 1949. Oppure molti anni dopo, ancora alla fine degli anni 60, un accademico come George Steiner
che disse l'inferno metafisico di Dante o di Bruegel, divenuto realtà storica, impone i limiti del concreto all'immaginazione. Oppure ancora Elie Wiesel, quando scrisse un romanzo su Auschwitz, non è un romanzo, oppure non è su Auschwitz. Le parole di Elie Wiesel, per cui appunto l'opera deve o dovrebbe, perché Wiesel ritiene la pratica, come dire, assolutamente non legittima, l'opera d'arte dovrebbe trasformarsi nella realtà, cosa che ovviamente non fa parte delle sue prerogative. Oppure lo stesso Lanzmann, quando proprio accingendosi alla distribuzione, alla presentazione della sua opera monumentale Shoah, quando disse: la finzione è la trasgressione più grave in una storia simile. Ecco, si tratta ovviamente di punti di vista, come dire, abbastanza allineati tra loro. Questo però non significa che da un certo momento in poi, forse anche per questo favoriti dalla distanza storica, che appunto attraverso il cinema alcuni cineasti abbiano deciso di abbattere questo velo, ma per certi aspetti anche proprio di abbattere questo veto. Magari in questo senso anche proprio, come dire, abbinando all'operazione di rievocazione fatta con i loro film anche delle azioni pratiche, delle azioni concrete. E non so, per esempio, il fatto che mentre sta girando Schindler's List, Spielberg provi il bisogno di finanziare l'istituzione di questa fondazione, no? Per i sopravvissuti, diciamo, sulla storia visuale dei sopravvissuti della Shoah. Quindi, appunto, questa raccolta di oltre 50.000 testimonianze da oltre 50 paesi in cui i testimoni dell'Olocausto, i sopravvissuti, ovviamente entrati in una fase sempre più avanzata della loro esperienza, vengono chiamati in questa straordinaria banca dati che è la Survivors of the Shoah Visual History Foundation, a appunto elaborare un loro ricordo, non solo appunto degli eventi della Shoah, ma anche proprio della loro vita precedente alla Shoah stessa, quindi legata ai loro legami familiari, insomma ai contesti proprio comunitari e sociali, appunto, che precedettero la deportazione e lo sterminio. Ecco, quindi da una parte anche un po' la giustificazione, quella ricerca di autenticità, ma anche proprio di, come dicevamo prima, di un senso etico, di una giustificazione più alta legata al fatto di mettere in scena appunto questi avvenimenti. E quindi comunque sempre il fatto di dover affrontare anche proprio psicanaliticamente, no? Il cinema è in questo senso sempre anche la porta ad un universo psichico, la necessità di entrare, diciamo così, in una dimensione interiore profonda, legata appunto al bisogno di raccontarsi qualcosa, oppure al bisogno proprio di rimuovere questa immagine, al bisogno di pensare, assolutamente legittimo, o magari al bisogno di desiderare che questa cosa in realtà
non sia mai accaduta. E che è quella che dal punto di vista, è quello che dal punto di vista filmico, strettamente filmico, fa un film che è uno dei film in assoluto più belli sulla Shoah che siano mai stati realizzati, che è il film Dottor Korczak, del grande maestro polacco Andrzej Wajda. Un film realizzato nel 1990, tra l'altro con la sceneggiatura di Agnieszka Holland, che poi insomma, stava diventando uno degli autori di punta del cinema europeo di quegli anni, ha fatto altri film su questi temi, con la fotografia del grande Robbie Müller, l'operatore, direttore della fotografia di Wim Wenders. Che racconta appunto la storia di Janusz Korczak, cioè del direttore di questo orfanotrofio ebraico di Varsavia, che dopo essersi trasferito nel ghetto con i bambini fu, come dire, costretto ad accompagnarli per non abbandonare questi suoi 200 figli, come Korczak li chiamava, appunto, i suoi orfani nel campo di Treblinka. E in particolare proprio salendo con loro su quel treno. Ecco, Dottor Korczak, che è un film assolutamente originale, indimenticabile, anche in questa sua scelta di un bianco e nero che rimanda all'epoca, ma che rimanda proprio a questa operazione di sobrietà, di stilizzazione. Rispetto appunto alla rievocazione, ne fa una questione non solo di stile, ma ne fa una questione etica. È un film che riflette in maniera profonda proprio su queste tematiche che abbiamo suggerito, di cui stiamo parlando, e vi invito a guardare integralmente il film su YouTube, anche se in questo caso noi abbiamo scelto appunto di mostrarvi il finale del film. Proprio perché Korczak, lavorando sulle immagini, sull'etica delle immagini, denunciando in certe sequenze memorabili, il film poi però è anche molto delicato proprio in questo suo lavoro di sottrazione, ecco, lavora per esempio sullo sfruttamento a fini di propaganda attraverso il montaggio ideologico che i nazisti fanno di certe immagini degli ebrei, per esempio associando queste immagini degli ebrei alle immagini dei topi, dei ratti, che sono immagini che non hanno niente a che vedere con il contesto, ma che attraverso il montaggio vengono messe in collegamento. È un film che ci insegna anche ad avere appunto pietà, ad avere compassione della miseria umana, anche quando questa tocca, per esempio, i corpi, no? La sacralità anche del corpo umano. È un film che lavora proprio su un immaginario diverso, cioè che prova a immaginare diversamente, quindi in maniera onirica, in maniera surreale. In maniera non storica, quindi scegliendo il linguaggio dell'arte, decide di pensare attraverso questo favoloso ralenti finale di speranza che quel viaggio non abbia mai veramente avuto luogo. Sì? Sono Josek. Chiamo dal ghetto. Stanno portando via tutti gli orfani. Perché? Non lo so. Tutti noi. Il dottore, la signora Stefa, tutti i bambini. In fila con lo stendardo. Anche di altri istituti. Ciao, Marina! Tutti. Li portano giù alla stazione. Bisogna fare qualcosa. Josek! 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 Non posso restare qui. Cercherò di richiamare.
signora Marina. Dobbiamo tentare qualche cosa. Chiami Cherniakov. Lui sa la verità. Per il dottor Corgi. Posso cercarlo? Diavol, dietro, weiter. Dottor Korjak! Il dottor Korjak, per favore! Dottor Korjak! Dottor Korjak! Sì, sì. Dottor Korjak! Dottor Korjak! Lasciatemi! Ho il passaporto americano! Ho il passaporto americano! No! No! Thank you.
Gorjak fu assassinato con i suoi bambini nelle camere a gas del campo di sterminio di Treblinka nell'agosto del 1942. È una realtà allucinante che la mente umana non può accettare. Forse per questo si è trasformata in leggenda. La leggenda del dottor Gorjak. Ecco, questa prudenza, queste incertezze, questo rispetto sempre in qualche maniera necessari ogni qualvolta ci cimenta appunto con la rappresentazione, quindi con la rievocazione dell'Olocausto, sono anche alla base, verosimilmente, di una ricerca espressiva da parte dei cineasti che decidono appunto di investire il loro tempo in storie che raccontino questi fatti, questi eventi. Va detto in questo senso che la prudenza da una parte si è spesso trasformata, soprattutto negli ultimi anni, anche proprio in un coraggio, in un'audacia, per alcuni, come dire, decisamente ostico, magari anche incomprensibile, nel raccontare appunto la Shoah in modalità di stile completamente nuovi e completamente diversi, cercando di rientrare anche il più possibile e di allinearsi, insomma, a tutta una serie di gusti che sono legati così ai prodotti dell'entertainment, appunto alla, diciamo così, alle estetiche collettive. Tant'è che in questo senso poi sappiamo è stata prodotta anche una ricca letteratura, anche molto polemica, no? Nei confronti di quella che poi è stata definita poi specificamente anche proprio una visione pop, diciamo così, della Shoah, no? Che diventa poi a un certo punto davvero il racconto per tutte le stagioni. Su questo poi va anche segnalato, e meriterebbe una discussione, il fatto che spesso e volentieri le immagini del nazismo sono non soltanto così forti, ma per certi aspetti anche così sono state così esponenzialmente moltiplicate anche proprio nell'era appunto del web 2.0 eccetera, da diventare quasi le immagini che hanno sostituito, no, quasi completamente tutte le altre immagini del Novecento, quasi come se il Novecento fosse stato, appunto, diciamo, secondo il modello della parte come il tutto, sia dal punto di vista storico sia esclusivamente percepito come il secolo della seconda guerra mondiale, quindi il secolo del nazismo, il secolo della Shoah, anche perché su questo c'è stata oggettivamente una moltiplicazione, una proliferazione delle rappresentazioni. E ben lungi dal voler esprimere in questo contesto, come dire, semplicemente introduttivo, un approfondimento su questi aspetti, quindi sulle opere più interessanti, sulle opere più corrette, può essere però interessante scegliere un criterio per concludere un po' il nostro discorso, che è quello di scegliere sulla base dell'originalità di un film o di un'opera cinematografica. E allora l'operazione svolta dal regista neozelandese Taika Waititi, che non dimentichiamo è il regista anche di Thor Ragnarok, di uno degli episodi della serie Avengers, quindi a tutti gli effetti un regista che più pop non potrebbe essere, però la sua versione della Seconda Guerra Mondiale in casa tedesca, con tanto di riferimenti alla persecuzione, alla discriminazione e alla persecuzione verso gli ebrei, nel suo film Jojo Rabbit, uscito proprio soltanto nella scorsa stagione cinematografica, rappresenta sicuro
una delle rappresentazioni più originali. Beh, intanto quello che vorremmo esprimere in questa fase, che ci porta un po' alla conclusione della nostra lezione sul cinema che racconta la Shoah, non è tanto un giudizio, una valutazione definitiva, ma quanto appunto porre alcuni aspetti di discussione, di riflessione al nostro pubblico. Beh, intanto andando a individuare proprio a partire dalle origini, dalla storia familiare, personale di Taika Waititi, figlio di un Maori e di una donna ebrea, e quindi già di per sé, diciamo così, prodotto appunto di una unione che fa riferimento a due contesti culturali estremamente specifici e legati in qualche maniera a forme di diversità varia. Ecco. In questa origine familiare del nostro regista, appunto il nostro autore, autore anche della sceneggiatura del film, che è tratto da un libro, che si tratta di una sceneggiatura non originale, sicuramente appunto, un elemento di diversità, cioè provare a raccontare la Shoah ad un pubblico di ragazzini di oggi, cercando di capire che cosa si può raccontare loro, magari appunto lavorando su meccanismi molto contemporanei di coinvolgimento dello spettatore, come per esempio lo sguardo in macchina che il protagonista rivolge al pubblico nella prima parte del film, provando a raccontare la figura di Hitler una volta tanto in una modalità diversa, almeno inizialmente facendocelo percepire come una figura positiva, proprio perché rappresenta la coscienza del ragazzino di JoJo, ma rappresenta soprattutto la sua istruzione, la sua educazione, il suo percorso culturale e quindi anche questa formazione scolastica, propagandistica, che fa sì che JoJo non muova dito senza chiedere il permesso a Hitler. E quindi aiutandoci in qualche maniera anche a identificarci in maniera profonda con il personaggio e col suo modo di pensare, proprio per rendere poi ancora più forte, ancora più intenso quel processo di affrancamento che il ragazzino farà nei confronti di questo modello educativo, cioè questa presa progressiva di coscienza che lo porterà poi a disfarsi in maniera anche molto divertente, in questo senso, proprio un film a misura di bambini, no? Della figura di Hitler e anche, diciamo così, di tutto quell'apparato propagandistico educativo che Hitler, proprio in quanto emblema dei totalitarismi, incarna. Ecco, quindi il tema della coscienza, sicuramente centrale in questo film, ma anche proprio il tema della solidarietà. Il tema del sacrificio per l'altro, come nel caso appunto della relazione che lega il piccolo Jojo a questa giovane ebrea che la mamma ha nascosto all'interno appunto della sua casa, la figura di Elsa, ma anche la figura della madre di Jojo, interpretata da una star assoluta dell'Olimpo globale contemporaneo come Scarlett Johansson, che appunto possiamo pensare che venga, visto l'esperienza registica di Taika Waititi, direttamente in questo caso dal mondo degli Avengers, che un po' come una supereroina si immola, si sacrifica proprio in nome della libertà. All'interno del film. Ecco, un film che lavora tutto proprio sul piano dell'immaginazione, sul piano della libertà, di
dell'artista, che non è solo il creativo, ma è anche lo spettatore che, guardando, prova a immaginare in maniera diversa, trasforma completamente i fatti, lo fa in maniera esplicita, lo fa in maniera provocatoria, ma proprio per questo anche verosimilmente autorevole. E al centro del discorso c'è proprio questa libertà fortissima di provare a immaginare altro, di provare a immaginare diversamente, che non significa non prendere coscienza, non significa non sapere, non aver visto, non aver appreso, non aver capito, ma proprio in funzione, insomma, di questo aver preso, di questo prendere atto, anche la libertà più alta di poter immaginare, appunto, in maniera diversa. Ecco, in questo senso Jojo Rabbit rappresenta appunto la possibilità di continuare a raccontare le storie della memoria, di poter raccontare appunto ed educare alla memoria e quindi rievocando i fatti, ma anche la possibilità di suggerire processi di analisi diversi, che proprio in quanto costruiti all'insegna dell'alterità, all'insegna della differenza, costituiscono verosimilmente la miglior lezione e quindi il miglior percorso appunto educativo volto a stigmatizzare, a esorcizzare il più possibile appunto le logiche e gli apparati del totalitarismo, insomma, e delle dittature. Il cinema come manifestazione più ampia della libertà di creare. Questo sempre però, e chiudiamo salutandovi, lasciandovi proprio a questa sequenza finale, su questo principio, che deve essere tuttavia appunto il principio della coerenza, dell'adesione filologica e del rispetto nei confronti dei fatti e anche dei processi della storia, che un film come Jojo Rabbit assolutamente non nega, non dimentica, ma che diventano il punto di partenza per costruire una narrazione nuova, una narrazione più libera, ma non per questo una narrazione altrettanto ispirata e altrettanto responsabile. Grazie. Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore. Preparati a partire. Oggi sarete impegnati in attività come giochi di guerra, tecnica di imboscata e utilizzo di esplosivi. Non credo di saperlo fare. Cosa? Ma certo che sai farlo. Alla tua età avevo un amico immaginario. Mi metteva sempre nei guai. Merda! Ragazzi, è ora di bruciare qualche libro! Sì! Cresci troppo in fretta. A 10 anni non si dovrebbe esaltare la guerra e parlare di politica. Heil Hitler! Vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Ciao. Lo sai che cosa sono? Dillo. Un'ebrea. Gesundheit. Oh, è stato intenso. Che cosa dovrei fare? Non ne ho idea. Ci sono! Vuoi bruciare la casa e accusare Winston Churchill. O negoziare. Se ti denuncio, saranno guai per te. Non vinceranno mai. L'amore è la cosa più forte al mondo. Tua madre mi ha accolta. È gentile. Mi tratta come una persona. Voi due sembrate intendervi bene. Lei non sembra una persona cattiva. Sono il nemico. Non sei un nazista, Jojo. Sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Ma
Oddio. Niente ha più senso ormai. Lo so, decisamente non è un buon momento per essere un nazista.